Buongiorno a tutti. Apprendo in questo momento la decisione presa dalla Questura di Como in merito alla partita del Como di domenica. Allora, posso comprendere perfettamente le preoccupazioni del nostro prefetto per la concomitanza della partita con l'arrivo dei tifosi e le attività natalizie della città. Però volevo fare alcune riflessioni. Beh, innanzitutto, termini che riguardano prettamente le attività che durante il Ponte dell'Immacolata aspettano una certa affluenza di persone che scendono in centro per fruire delle attrattività della città e ovviamente fruire delle attività economiche aperte, quindi le attività del centro, i mercatini che sono aperti in Piazza Cavour, le attività del lago e quant'altro. E poi ovviamente penso anche alle attività che sono state pensate per Cernobbio, anche queste sospese. Allora, le attività commerciali contano sulle domeniche, soprattutto questa poi in particolare, perché poi in concomitanza col ponte, per lavorare. Quindi il fatto che si mandi, innanzitutto che si chiudano alcune attività, si mandi un segnale di statene a casa, non scendete perché c'è la partita del Como, è un segnale brutto, è veramente poco comprensibile visto l'atmosfera che ci dovrebbe essere in questo periodo natalizio. E la riflessione è soprattutto per quanto riguarda le partite del calcio. Allora, se una partita di calcio in città crea questi problemi, questi disagi, non solo alle attività che lavorano, ma anche ovviamente alla popolazione residente, c'è da chiedersi innanzitutto se ha un senso oggi pensare a un futuro dello stadio in centro. Queste sono le problematiche. E pensando a una squadra del Como che potrebbe anche salire di categoria in un futuro, e quindi un problema di questo tipo non può che acuirsi. Forse c'è da fare una riflessione se vale la pena tenere lo stadio lì oppure spostarlo fuori Como. O altresì c'è da riflettere se è accettabile in una città turistica dove chiaramente c'è anche una certa affluenza di persone che vengono da fuori, vengono in città per fruire appunto delle attività aperte di domenica, abbia un senso avere ancora delle partite domenicali. A questo punto, se le problematiche sono queste, bisognerà dire alla federazione che Como può giocare solo di venerdì sera, dove evidentemente non crea disagi a nessuno. Però, come rappresentante di una categoria, non posso esimermi da essere rammaricato se non arrabbiato. Perché una situazione di questo tipo penalizza fortemente le nostre attività economiche, che aspettano questo periodo per lavorare. Non vuole essere una polemica, ma sicuramente una giusta riflessione su una situazione che probabilmente non è più accettabile. Volevo solo dire una cosa: un paio di domeniche fa i pescatori. Io stesso ero presente perché ho dato una mano all'organizzazione, hanno fatto un evento in Piazza Croci. Eravamo in piazza, c'era la partita del Bari, c'erano in circolazione tantissimi tifosi del Bari, molti di questi si sono fermati, incuriositi, qualcuno mi ha chiesto anche che cos'era la polenta, cos'era quel contenitore pieno di farina, e molti si sono fermati a mangiare in un clima di grande cordialità, che dovrebbe essere lo spirito con cui avvengono gli avvenimenti sportivi. Ma se il calcio deve essere una situazione di conflittualità, di pericolo e di allarme, sinceramente ne farei anche a meno, cioè, non è questa la prospettiva, ma sicuramente non deve essere questo il percorso che si deve fare per avere una città a misura del residente, a misura del turista, a misura di chi ne vuole fruire. Quindi o si trova un modo per far convivere in maniera serena questi avvenimenti sportivi,
con le attività del centro, sinceramente io personalmente ne farei volentieri a meno, che si trovano delle modalità per cui avvengano senza influire su quello che sono le attività economiche. Poi mi viene a pensare che ovviamente noi abbiamo altre partite, altre domeniche, anche momenti importanti per quanto riguarda la città, e pensare ancora che vengano sospesi per queste cose veramente non è più accettabile e totalmente incomprensibile. Grazie.